Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi siamo qui per misurare i decibel di questa macchina qua. No, oggi misureremo i decibel in modalità Special Edition. Petardi Special Edition. Sigla! Bene, come avete visto la copertina, useremo una macchina iper sportiva, una supercar da 1600 cavalli stage 42, cioè 1942 le macchine andavano più veloci di questa, e proveremo a misurare i decibel. Ma con che petardo inizieremo? Andiamo a vedere nella borsa di Lorenzo che ha comprato. Pronto? No, questi non suonano. Allora, vediamo un po'. Svuotiamoli tutti. Ero in macelleria e ho preso le palle del toro. Allora, iniziamo con i pallina flash, che sono dei petardini veramente... cioè, penso che sia neanche vietato ai minori di 10 anni. Cioè, un bambino di 2 anni lo accende, se lo mangia e rimane vivo probabilmente. Sto scherzando, mi dissocio. Mini ciccioli, chi non li conosce mini ciccioli. Poi passeremo ai Rowdy, il toro da persa, e dopodiché il super vampiro, che è quello più potente. Come special guest, la gazza ladra, che credo non ruberà niente. A questo punto qua iniziamo con la misurazione dei decibel. Sono proprio curioso di vedere il toro se faceva casino. Allora, strumento mitico, dice sì, accendino. Proviamo ad accenderlo. Accendiamo anche il fenometro. Lo metteremo a circa un metro di distanza. Allora, incredibile, fa fuoco, e questo è già buono. Cioè, c'è 118 decibel, fa più delle Fiat 500 Abarth. Ma cos'è sta roba? Mini cicciolo, neanche tanto mini, poco cicciolo. Proviamo ad accenderlo, vediamo se supera i 118 decibel. Intanto fa più di 500 Abarth. Accendino, ecco. Ma come? 118 decibel anche questo. Vabbè, sono uguali. Il toro ce l'aveva bene grosso. Ora passiamo al Raudo, che è un petardo vietato ai minori di 18 anni. Così scrive la scatola. Poi, non so, il nero che ce li ha venduti ha detto che era per i bambini. Detto questo, non lo vedo tanto più grosso di prima, ma vediamo. Lo posizioniamo al solito posto, cioè dentro lo scarico. Ricordiamo che il video è sponsorizzato da Super Sprint, grazie che ci hai mandato il cutback, molto molto utile. Attenzione! 122! 122 decibel! Cioè, fa più di un S3. Perché ridi? Ah, vabbè, tu hai un S3, ok, va bene. E a questo punto qua passiamo al petardo, che penso mi spoglierà dai vestiti che ho addosso, e prendo le scatole. Adesso passiamo ai super vampiro. Io me li ricordavo come Zeus, questi qua, in realtà si sfregavano, si danzavano, adesso hanno messo la mizza. Ad ogni modo, speriamo che non esplodano troppi. Questi sono vietati ai minori di 60 anni, quindi bisogna avere un bastone di legno e camminare piano. Mi raccomando, usate l'accendino. Allora, quanti decibel farà questo petardo? Secondo me più di 124, ma vediamo sul fonometro cosa segna. Se non moriamo prima. Porca miseria. Sto 123.4, cioè siamo ai livelli da macchina 350-400 cavalli come decibel. Non pensavo che facesse così tanto una Focus. Però, vabbè, tutto sommato non è male. Ma io all'inizio vi ho detto che c'era uno special guest, ovvero la famiglia magica. La famiglia della gazza ladra, che non so come metterò dentro la marmita, ma adesso in qualche maniera ce la faremo. Solo un attimo. Gazza ladra, gazza ladra. Volevi rubare lo scarico e invece io ti do fuoco. E quindi adesso vediamo quanti decibel farai. Mi sento quasi poeta.127.7, incredibile, incredibile. Pensavo un po' di più perché è un'armata di proiettili, ma
Comunque niente male. Allora, con questa stupidaggine che abbiamo fatto pre-Natale, pre-Capodanno, volevo augurarvi un buon Natale, un buon Ferragosto e buona Pasqua. Tutto in ordine, ovviamente, no? Se avete bisogno di altri petardi, chiamatemi, perché io li ho già finiti e quindi non ve li do. A questo punto qua, lasciate un like, iscrivetevi, commentate, condividete e grazie Lorenzo per il video che editerà sempre in tempi record. Siamo il 27 di dicembre e buonanotte. Ciao!